Signori e signori, buonasera e benvenuti. Riccardo Pirrone e l'Orchestra Jazz Siciliana presentano Natale in Jazz. Buon divertimento. Thank you.
She get too hungry for dinner array. She loved the theater, but never comes late. She never bother with people she hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with parents adore. Won't go to Harlem in Irving and Pearl. Won't dish the dirt by the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Lie without care. She's broke and a soul. Hate California. It's calling us down. That's why the lady is a tramp. She get too hungry for dinner array. She adore the theater, but doesn't play. She never bother with people she hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crack game with parents adore. Won't go to Harlem just in Irving and Pearl. Old is the dirt, but the rest of those are good. That's why the lady is a child. She loves the free, fresh wind in my heart. Lie without care. She's broke. California is calling us down. That's why the lady, that is why the lady, that's why the lady is a child. You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. I know that this isn't the beginning. For 1 million years. And if I thought our love is ending, I find myself drawing my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. You must have known that for lonely, because you come to my rescue. And though I know that this is even, I've caught so much love inside of you. You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are
in my heart, because you are the sunshine of my life. Oh my. Light my fire. Thank you. Grazie. Grazie, 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 grazie. Bellissima Steve Warner. Allora, ringraziamenti già alla fondazione l'ho già fatti. Adesso devo ringraziare invece un'altra entità, chiamiamola così, che è il CIRS, la casa, nella persona del suo presidente Maria Celeste Celi, che ci, insomma, alla quale noi facciamo sempre i migliori auspici affinché questa casa famiglia possa finalmente essere acquistata, affinché queste ragazze che hanno bisogno di assistenza, perché hanno dei problemi, sono ragazze madre, dicendo, riescano a fare una vita, a vivere una vita normale. Quindi questo è un grande auspicio, insomma, siamo lieti di poter fare del bene nel nostro piccolo, naturalmente. Quindi un applauso al CIRS, grazie. Non dobbiamo ringraziare nessun altro, andiamo avanti con la nostra, con il nostro programma. È sempre Frank Sinatra che l'ha detta da padrone. That's all people say. You're running on in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I'll say that's life, and as sunny as my sea. Some people get the kick, stomping on the dream. But I don't let it let me down. Oh, this vital world is keep spinning around. I've been a pauper, the pauper, a pirate, the pawn, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. It's time I find myself flat on my face. I picked myself up and got hope in the rain. That's life, I tell you, can't deny. I talk with a baby, by my heart just I'm gonna buy it. And if I did a thing, it was worth a single try. Ah, the chatter of the bird, and as I fly. I've been a pauper, a pauper, a poet, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I love no thing. It's time myself laid on my face. I just beat myself up and back, back in the rain. That's life, can't deny. Many times I threw my baby, but there's no rational liar, but there's no coming now. July, I'm gonna roll myself up in a big bowl and die. My
Che bello! Un sogno che si realizza, suonare con un'orchestra fantastica. E quindi andiamo avanti, anche perché abbiamo cominciato un po' in ritardo e ci scusiamo per questo. Abbiamo fatto un po' aspettare, ma mettere insieme, fare le prove, il sound check dura veramente tanto. Però alla fine ce l'abbiamo fatta e speriamo di allietarvi. Maestro, grazie. On a string, sitting on the rainbow, got a string around my finger. What the world, what a life, I'm in love. I got the world on the scene, I can make the rainbow anytime I move my finger, like a me. Can't you see I'm in love? Lies is a beautiful thing, as long as I hold the string. I be a silly so-and-so, and I forever let me go. I got the world on a string, sitting on the rainbow, got a string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Life's a beautiful thing, as long as I hold the string. I be a silly so-and-so, and I feel ever let me go. The world on the string, sitting on the rainbow, got a string around my finger. What a world, what a life. Hey now, I fall in dei pezzi forti del mitico Frank Sinatra, che tra l'altro in questo mese ha festeggiato i suoi 103 anni, e quindi sapete benissimo che purtroppo non c'è più da parecchio, però ogni anno che passa c'è sempre una festa e sempre un concerto dedicato a lui, perché la voce di Sinatra, The Voice, è immortale. Sapete che è stata spedita addirittura dalla NASA, quando tra i le cose da mandare nello spazio, perché se venissero intercettate un giorno dai marziani o dagli alieni, ecco, tra le cose che hanno mandato su c'è anche un paio di dischi di Frank Sinatra, e penso proprio ci sia questo pezzo che faremo adesso, maestro. Quindi c'è un pezzettino anche di noi. Di Sicilia senz'altro, perché Frank Sinatra è un italo-americano, ci teneva a dirlo che era italiano. L'Ercara, ci tiene il maestro, perché il maestro è di quelle zone lì, e quindi l'Ercara Friddi, e il nonno era di l'Ercara Friddi, e quindi For Once in My Life. Frank Sinatra, forza ragazzi, battiamole queste manine, dai, che questo è uno spettacolo unico e irripetibile. Grazie. For once in my life, I have someone who needs me, someone I needed so long. For once I'm afraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch
what my heart used to dream of long before I knew. One like you could make my dreams come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me. I know it's all known before. For once I got someone I know won't desert me. I know the law anymore. For once I can say, this is mine, you can take it. As long as I got love, I know I can't make it. For once in my life, I got someone who needs me. Say, this is mine, you can take it. As long as I know, I can know, I can't you make it. For once in my life, I got someone. For once in my life, I got someone. For once in my life, I got someone. Thank you.
Giuseppe Milici. Giuseppe, qua sono. Allora, vi avevo promesso che vi avrei portato un fuoriclasse, e un fuoriclasse c'è oggi qui sul palco del Pallacultura. Giuseppe, e allora, so che sei di ritorno dal Giappone, mi spieghi un attimino questi giapponesi che concezione hanno della musica? Ma allora, loro sono, diciamo, sicuramente un popolo molto colto. Io vorrei dire solo una cosa, però, che non c'entra con la musica, che mi ha colpito del Giappone, perché chi di voi è andato in Giappone probabilmente avrà notato una cosa, che è vietato fumare per le strade, ed è una cosa anche molto bella. Io non sono un fumatore, ma si può fumare nei locali. Tu dici, ma questo che c'è? No, questo c'è, cioè, i controsensi di alcuni posti. Però dico, per la musica sono davvero molto molto avanti sotto tutti i punti di vista. Amano molto la nostra cultura, sia quella europea che quella americana. Di conseguenza è un posto che chi è appassionato di musica dovrebbe almeno una volta nella vita andare, dopo essere stato a New York. Almeno secondo il mio modo di vedere. Anche perché tu, sappiamo che sei un fan, un grandissimo fan del grande Frank Sinatra. Sì, diciamo che sei... forse anche qualcosa di più di fan. È che senso... un figlio illegittimo. Diciamo, no. Ne ha già tanti. Che lui ne ha infatti. Esatto. No, sono un grande appassionato di Frank Sinatra. Cominciai ad ascoltarlo nel lontano 1969. Avevo 5 anni, mi sono appassionato e pian piano nel tempo ho continuato a collezionare i suoi dischi, le biografie, e lo trovo un personaggio, oltre che un artista straordinario, anche un personaggio su cui si potrebbe veramente parlare tantissimo. Ma addirittura tu conosci, oltre la discografia, conosci i particolari, le cose, diciamo, anche... Se tu mi stuzzichi, qua c'è il rischio che poi... Dici un aneddoto, dai, almeno ma uno. Ma aneddoti ce ne sono sulla vita di Frank Sinatra, ce ne sono tantissimi, ma ce n'è uno che mi diverte di più, che è, diciamo, più che della vita di Frank Sinatra, cioè fa parte della vita di Frank Sinatra, ma anche di quella di Martin, che era suo carissimo amico. Molti di voi sapranno che negli anni 60 c'era questo gruppo che era il Rat Pack, con Dean Martin, Sammy Davis e Frank Sinatra, che lavorava tantissimo. Bene, Sinatra voleva sempre organizzare feste. Dean Martin era uno un po' più tranquillo, la notte voleva andare a letto presto perché l'indomani doveva andare a giocare a golf. Però una volta Sinatra obbligò Dean Martin a fare una festa a casa sua, e la festa procedeva tranquillamente. Arrivato a un certo punto arrivò la polizia. E Sinatra, appena vide la polizia, si avvicina e disse: mi scusi, qual è il problema? Dice: no, ci sono state delle lamentele, hanno detto che dovete smettere di fare baccano. Sinatra disse: mi scusi, ma chi è che l'ha detto? Dice: no, guardi, non mi mette in difficoltà, non glielo posso dire. Sinatra disse: no, lei me lo deve dire, perché noi non abbiamo alcuna intenzione di smettere, anche perché tutti i vicini sono stati invitati, perciò non è possibile. Alla fine il poliziotto dovette ammettere che la telefonata era partita proprio dalla villa, ovvero Dean Martin si era stancato di quella festa e aveva chiamato la polizia. Begli amici. Io questa la racconto anche, un applauso a Dean Martin. Che poi erano veramente amici per la pelle, fratelli. Sì, no, erano amici per la pelle. Io questa la racconto anche perché può servirvi ogni tanto, perché non si può mai sapere, se qualche volta non sapete come cacciare gli ospiti. Questa è una buona idea, chiamate la polizia. E si risolve tutto. Allora, Giuseppe, è chiaro che è dopo che io e te dobbiamo fare qualcosa di Sinatra. Io direi che non scendo più adesso. E quindi che cosa proporresti tu? Quello che vuoi tu. E allora dai. Perché? Maestro, ci pensa lei? Sì. Ok, vai. A sorpresa, allora. A sorpresa. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I got you under my skin, I try so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I have got you under my skin. I sacrifice anything I would mind for the sake of having you near.
In spite of a wounded voice that counts in the night, I repeat, repeat in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. All this time I do just a tour of you, make me stop before I begin, 'cause I got you under my skin. Anything count what may, for the sake I have you near. In spite of a warning voice that counts in the night, every beat of you yells in my ear. Don't you know, the fool, you never can win. Why don't you use your mentality? Step up, wake up to reality. Just a thought of you make me stop just before I begin, 'cause I got you under my skin. Yes, I got you under my skin. Giuseppe Mili, ci sei un grande. Vi lascio ancora, grazie, l'applauso del pubblico a Giuseppe Milici. Grazie, grazie. Tutto per voi. Straordinario. Non è facile affrontare il repertorio di Frank Sinatra, perciò grande merito a Riccardo. Adesso mi piacerebbe, col vostro permesso, di tutti i maestri, diciamo, restare un attimo in compagnia del mio vecchio e caro amico Riccardo, perché vorrei fare un omaggio. Sì, questa è una serata in particolar modo dedicata a Sinatra, ma c'è un artista a cui io devo molto, che è Jean-Toust Tielemans, che è stato sicuramente il più grande armonicista al mondo. Quando lo ascoltai la prima volta, fu di tale ispirazione che decisi di intraprendere questa professione del musicista. E con Riccardo vorrei suonare una ballad che ha scritto Toust Tielemans molti anni fa per un film giapponese che nessuno ha visto, perché è un film che l'ho cercato per una vita e che lo cerco, ma ho capito che quasi non esiste. Ma la colonna sonora è comunque molto bella e si intitola The Dragon di Jean-Toust Tielemans. Thank you.
grazie. Ci vediamo di nuovo tra un po', Riccardo. Grazie, grazie. Giuseppe Vinci. Grazie. Se non viene, grazie infinite. Straordinario interprete. Grazie, grazie, grazie Domenico. Se non viene Riccardo, tocca a me, io racconto aneddoti. Riccardo viene, giusto? Tocca a me. Ah, c'è Lusi, c'è Lusi. Allora la presento io. Ecco, c'è lui. Posso avere il piacere di presentarla io allora? Se no dopo ti tira le orecchie al pianoforte Riccardo Randisi. Posso presentarla io allora, Lucy? Avevo questo piacere. Signore e signori, Lucy Garcia! Grazie, noi ci vediamo dopo. Lucia,
grazie, grazie per essere qui questa sera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Lucia Garcia, dovete sapere, è una cantante jazz di altissimi livelli e ultimamente si è anche cimentata in un progetto molto molto interessante, non jazz. Di che cosa si tratta? Dove sei stata quest'estate? Sì, quest'estate ho avuto il piacere di realizzare con il maestro Domenico Rina, che ha scritto gli arrangiamenti, ha orchestrato l'intero concerto con l'orchestra jazz siciliana, questo progetto meraviglioso, e anche con il Teatro Massimo. Avevamo dei musicisti del Teatro Massimo perché c'era bisogno proprio della sezione degli archi, insomma, una full orchestra, una cosa meravigliosa. Che cosa avete cantato? È un tributo bellissimo a Whitney Houston, tutti i brani più belli di Whitney Houston. Un mito della musica internazionale. Sì, 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 una grande cantante, e devo dire che sono molto legata, dicevo questo prima a Riccardo, sono molto legata a questo progetto perché in realtà nessuno sapeva che io diciamo avevo queste discrete qualità vocali, neanche mio padre, quindi questa cosa a noi fa ridere parecchio perché è quasi diventata una barzelletta. E poi grazie invece all'ascolto di questo disco meraviglioso che è uscito negli anni diciamo 80 e che le fece avere questo grandissimo successo, io cominciai a intonare le note di questo disco, e quindi da quel momento poi ho iniziato questa, diciamo, chiamiamola questa carriera bellissima. Bene, Lucy, allora cambiamo genere, perché oggi stiamo facendo un tributo, oltre che a Frank Sinatra, agli italo-americani. Mi piacerebbe con te duettare, perché qualche anno fa Céline Dion, che tutti conoscono, aveva il sogno di poter duettare con Frank Sinatra, ma probabilmente questo sogno non l'ha mai potuto realizzare. Allora l'ha realizzato virtualmente, quindi fu modificata questa canzone meravigliosa, All the Way, per un duo. E adesso, se sei d'accordo, bellissimo, la riproponiamo. Grazie. If it's rain.
mother needs me, no good unless she needs you. Let me lose you. It's for sure I'm gonna love you. Lucia Garcia, grazie. Grazie. E adesso ti lascio sola e ci rivediamo dopo. Besami mucho.
so enchanting you. My arms are holding you. Never knew this dream before. Whoever that have been holding you close to me, whispering it's you. Each little day who take wings and my love be true. Bésame, bésame mucho. Know me forever and may all my dreams come true. Know me forever and may all my dreams come true. Orchestra jazz siciliana. Thank you.
Thank you.
sono tutti che solisti. Meraviglia, che sono, meraviglia. Caro Riccardo, sono tutti solisti, perché non è come il sinfonico che tu hai 12 violini primi, 10 secondi, 8. Qui ogni parte è una parte unica e quindi sono tutti solisti. Ve li presento ad uno, al baritono Nini Pedone, alto Claudio Gianbruno, Nino Oddo, Francesco Marchese, Gaspare Palazzolo, Valerio Barrale, Salvatore Nania, Sal Pizzo, Salvatore Pizzurro. Le nostre trombe, Pietro Pedone, Aldo Oliveri, Farorina e la nostra stella, Silvio Barbara. La nostra prima tromba è come la spalla di un'orchestra sinfonica. Alla ritmica, al piano, Riccardo Randisi. Al basso, Fabio Crescenti. Alla batteria, Paolo Vigari, giovanissimo ma fortissimo. Alle percussioni, Sergio Cammalleri. E un altro Sergio alla chitarra, Sergio Munafò. E poi il nostro Riccardo, ma... No, prima del nostro... Che cosa hai combinato, che cosa hai fatto? Hai fatto una serata, ha prodotto lui un po' questo straordinario concerto, perché lui ama la musica più di ogni cosa, è una persona che ha un cuore, ma un cuore così grande, una sensibilità musicale. Guardate che cantare Sinatra non è mica facile, ha detto prima Giuseppe, ma ve lo confermo io, per la capacità dell'accento melodico, delle frasi, della lingua. Riccardo l'ha fatto veramente bene, per cui... E poi è riuscito ad animare questa splendida struttura con la musica jazz. Questo per noi è doppiamente straordinario. Grazie a tutti voi. Però abbiamo dimenticato una cosa, secondo me la più importante questa sera, perché senza questo personaggio noi stasera qui non c'eravamo: il maestro direttore d'orchestra Domenico Riina. Grazie Domenico per la pazienza che ha, un mito per tutti noi, perché ci vuole pazienza. Io che ho fatto l'arbitro e avevo a che fare con 22 giocatori, già sapevo che era un problema, ma avere a che fare con 24 tosti ragazzi, anche tu sei un po' arbitro, dai, diciamo così. Allenatore, dai, giusto, più giusto. Va bene, a questo punto, questo pezzo abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché altrimenti non si può fare. Per cui ci sono due cose che dovreste fare. Una è l'emissione di un suono gutturale corrispondente a quello che normalmente uno potrebbe fare se ricevesse un pugno in pancia, tipo una cosa del genere. Più di che cosa? Sì, un gutturale. E questo a tempo, quando vi accorgete, io vi farò anche il segnale per questo. Seconda aiuto, questo è un po' più difficilino, però ci può stare, ripetere quello che dirò io, quindi fare il coro ripetitivo, quindi le parole sono semplicissime, ripetere esattamente quello che dico io nel momento in cui vi faccio segno. Dopodiché lo capirete entro 2 secondi. Ah maestro, facciamo una prova fino al primo U fatto dall'orchestra, così loro capiscono. Questo lo dirigi tu. Ah ok, e allora come si fa? La bacchetta, non c'è la bacchetta maestro, non posso. Col dito? Loro sono bravissimi. Vediamo quello che succede. Loro, scusate. E vabbè, ma io... Solo loro. Facilissimo ragazzi, ci siete pronti? Sal, pronti? 1, 2, 3, 4.
No, no, no. Non mi sono spiegato. Ecco perché non volevo salire su questo palco, maestro. Perché io lo volevo fare con tutta la musica. Non lo voglio fare col dito. A tre dovete fare uno. Hai visto? Senza musica non viene, perché il ritmo è quello. A un certo punto si deve fare, in un momento preciso, il suono gutturale. Io direi di iniziare il pezzo. Iniziamo, tanto ormai l'hanno capito. Comunque, con la proprio la proboscide. Maestro. Papa lo mambo, mama lo mambo. Look at the way with it, shed it's okay with it, children all lay with it, wow. Papa lo mambo, mama lo mambo, mama lo mambo. Papa lo scream with it, swinging again with it, papa lo say with it, now. He goes to, he goes fro, he goes fast. She goes low, he goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa lo mambo, mama lo mambo. Heavy the flag again, younger the scream again, feel it the singer then wow. Mama lo mambo, don't let the rumba and don't let the samba, cause papa loves mama tonight. He goes to, she goes fro, he goes fast, she goes low, he goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa lo mambo, mama lo mambo. Have the fling away, you're for the spring again. Feel it, don't sing it, and wow. Papa lo mambo, mambo papa. Papa lo mambo, mambo mama. Look at the rumba and call it the samba, cause papa calls your mama tonight. Grazie. Avete visto? Era facile. Riccardo Pirrone. Thank you so much. Era facile, dai. E noi infatti abbiamo fatto 37 prove prima di capire. Grazie. Thank you. Adesso luci soffuse. Il pezzo è molto importante. Il pezzo è molto melodico. E quindi mi raccomando, creiamo un'atmosfera. L'atmosfera giusta. Moon River, then I was wild. I'm crossing you in style someday. Oh, dreams maker,
you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drift, oh, to see the world, there's such a lot of world to see. Wherever the same rainbows end, where they round the bend, my upper blurry friend, Moon River and me. Such a lot of world to see. Where after the same rainbows hang, where they round the bend, my huckleberry friend. Sempre emozionante cantare questo pezzo. Grande maestro di voi. Un altro pezzo di quelli tosti, eh? Mi raccomando, ritmo, poi se volete ballare, ballate, perché questa è proprio forte. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean on the shore, hold me close, way me more. Like a blowing honey in the breeze, bend with me, sway with me. When with us you have a way with me, stay with me, dance with me. Other dancing may be on the floor, dear, but oh, only you, only you, only you that the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins. Memory as only you know how. Way me smooth, sway me now. Dancing may be on the floor, dear, but home only you want to do. Only you and the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound and dial line long before it begins.
Swim until there's only you know how. Swim is booze, swim it now. Still to start to play, to dance with me, make me sway like a lazy ocean on the shore. Hold me close, way before. Na 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 na, shove it down, shove it down, na shove it down. Thank you. Grazie, Sway. Che bello. E adesso ritornano due grandi di questa serata, Giuseppe Milici e Lucy Garcia, insieme, dai. Thank you.
Giuseppe Vigli. Lucy Garcia. Grazie. E questa straordinaria orchestra. Grazie, avete appena ascoltato At Last, un brano di Etta James, famosissimo. Il maestro Domenico Rina, l'orchestra jazz siciliana e Riccardo. Che meraviglia, che meraviglia. Grazie, veramente grazie di questo regalo, ragazzi. Sono stato molto fortunato perché quando ho avuto il desiderio di fare uno spettacolo del genere, una notte non riuscivo a dormire, pensavo, mi piacerebbe, bello, ma come si fa? Perché in effetti come si fa? Non, specie per chi non è proprio un professionista del palcoscenico. E allora ho detto, io ci provo, faccio una telefonata. E così è nato tutto, una telefonata al maestro, chiaramente ci conoscevamo, però abbiamo fatto qualcosa insieme a Brolo. Il maestro mi ha detto, secondo me si può fare, però te la senti, perché la cosa non è così da ridere. Ho detto, maestro, io... ormai sono ultra cinquantenne, qualche sfizio me lo sono tolto in passato, adesso ho un desiderio e questo è quello che ne è uscito fuori da questo colloquio. E io sono veramente emozionato, si vede, quando mi emoziono mi impappino. Grazie maestro, siamo verso la fine del nostro concerto naturalmente e quindi adesso ci accingiamo a terminare, speriamo, nel migliore dei modi. Grazie. Star spending the new I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. And a city that doesn't sleep, to find king of the hill, top of the hill. My little town blue, I'm melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. Can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. City that doesn't sleep, to find king of the hill, head of the list, cream of the crop, top of the hill. My little town blue, start of it in all New York. Make it there, I'll make it anywhere. Come on, come to
Grazie, splendidi. Grazie. Grazie. Bravo. Ok, vi salutiamo. Vi salutiamo con l'ultimo pezzo, ce l'avete chiesto. E noi, naturalmente, ce l'eravamo preparati. Grazie. And now the end is near. And so I face the final curtain, my friend, the sight clear. I stay by case, which uncertain. I leave, I like that fool. I travel each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. And so it through without exemption. A play chose a chord, each careful step along the byway. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Paper time, I guess you knew. When I be told, hold the like a two. But to it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I found and cry. I had my fear, my share of losing, and now I still subside. I find it all. Why do you see to think I did all that? And may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For worth is a man, what stars I got, if no himself, that is enough to say the thing.
Yes, it was my way. Grazie. Grazie. Grazie da tutti noi, da parte di tutti noi. Riccardo Pirrone. Grazie. Riccardo Pirrone. Bravo. L'orchestra jazz siciliana. Grazie. Luci Garcia, Giuseppe Milici. Grazie. Ciao a tutti.